E salve a tutti ragazzi, qui è l'Orlo con un altro episodio di Supremacy 1914. Qui con me c'è. Ciao Arian, Arian. buongiorno a lei. E ecco, siamo ancora in questa mappa, ovvio. E volevo aggiornarvi sul. Beh, aggiornarvi, sì. Chi non è. Volevo aggiornare chi non gioca in questa mappa delle nuove svolte nella partita del gioco. Non solo anche chi non gioca nella mappa, io di solito do argomentazione per chi gioca nella mappa, poi non lo so quelli che non ci giocano, hanno scelto loro di non giocarci, oppure non sono potuti entrare. Già, allora, potete vedere che il clima non è il massimo, perché, allora, oltre ad esserci tante zanzare, no, Che cosa dici? è umido. Che no, non c'è. Ok, allora, l'India mi ha restituito questa regione qua dove una volta c'era la capitale, Madras, e io però sto costruendo, avevo già iniziato a costruire una nuova capitale a Jaffna. Jaffna, Jaffna. E fra Non fare 20. un remix pure di questo. E fra 20 minuti. Fra 29 minuti sarà pronta. Come Sì, va vedete. bene, fra 29 minuti. 29 minuti, adesso ti dico. E 32 secondi. Ecco. La Cina del Sud ha costruito la ferrovia, mi piace, e sta costruendo anche. Beh, non ve lo dico. La Cina del Sud ha conquistato gran parte della Cina del Nord, insieme alla Manciuria e alla Mongolia. Così, per la proposito, un messaggio per i miei utenti. Non mi piace questo clima di coalizzazione col nemico. Ecco, a proposito di nemico, spiega un pochettino la guerra fredda. Partiamo dal presupposto che la guerra fredda si farà con le spie. Quindi, spiega un po' tu quello che hai capito di quello che ti ho detto. Sì, quello che ho capito. Beh, ieri non ho molto seguito il giornale. Comunque, le spie. Tanto. Sì, le spie. Le spie servono a spiare. Grazie. Ok. Ecco, dovevo dire che sul giornale ieri è successo un casino. E per fortuna c'era Arian a scrivere che la mappa non si cambia, si gioca sempre a questa e inizierà un bel periodo. Beh, bello per modo di dire. Bello, ah, bello per me delle spie che ti mettono nel paese. Sì. Beh, bisognerà avere una fitta rete di controspionaggio se si vuole sopravvivere. E, questa partita procederà più o meno così. Ogni stato magari metterà, se vuole, delle spie in un altro stato, non so, per rovinare il morale, le fabbriche o anche per spiare l'intelligence. Potrebbero esserci anche degli stati che si coalizzeranno con il nemico per appunto tradire. Non so che beneficio, però boh. Dipende come andrà la storia qua. E questo da parte mia cos'ho? Allora, io ho un battaglione britannico qua sparso in giro per la Cina. Non so ancora bene cosa farmene, però è lì pronto pronto. E so anche che io vedrò dalle Filippine un corpo d'armata che si avvicina alle. Ah, cioè, un corpo d'armata cinese che si avvicina alle Filippine. Ehi Cina, cosa stai facendo? Arian? No, stai tranquillo, non sarà la Cina ad attaccare. Ah. Io, ecco, però a proposito, le unità che saranno messe sui fronti saranno davvero tante, ma tante tante in questo periodo. Tutte quelle che sono rimaste almeno. Oh, c'è qualcosa sul giornale. No, ho scritto io, no, per i discorsi di ieri, che io avevo avvertito i miei utenti di non fidarsi del nemico, di non assecondare il nemico, non mi hanno voluto ascoltare, beh, peggio per loro. Il nemico ha preso molte più regioni di quelle che spettavano a loro. Ok, ne vedo nel giornale anche che è uscito l'articolo, quello il mio preferito, degli eserciti più potenti del mondo. Al primo posto ci sono gli Stati Confederati della Malesia con 9% dell'esercito. Gli Stati Confederati. Mannaggia. Aspetta, gli Stati Confederati della Malesia sono. Sono i miei. Ok, bene. E poi la Cina del Sud al secondo posto, e al terzo c'è l'India.
Che come fa? Ne ha usati i battaglioni però l'India, mi sembra. Ne ha usati, ma li ha usati bene i battaglioni. Sì, in effetti ha attaccato zone impreparate, almeno. Ed io, come mai io sono così in basso nella classifica e neanche mi vedo? Strano. Perché io ci sono. No, neanche io ci sono. Ah, cazzo. Vabbè, Siamo i più deboli, dico. tornando al discorso spia. Oh, tornando al discorso spie. Ecco, io avevo già messo a inizio gioco, penso ve ne siate accorti, delle spie a Tokyo. Ma se ne sono accorti. Discorso spie. Allora, sì, inizierà questo clima di guerra fredda e... Aria, aria. Vuoi un pochettino del mio... Ah, Ok. vabbè. Inizia appunto questo clima di guerra fredda. Per nessuna ragione al mondo si dovrà contrattare col nemico, a meno che non sia uno stato spia. Cos'è uno spada... Oh mio Dio, una spada spia. Uno stato spia. Uno stato spia è uno stato che contratta da ambo le parti, ma che ne preferisce una. Ad esempio, Doppio gioco. faccio... Ecco per l'appunto, faccio un esempio che... lo stesso esempio che ho fatto nel mio video, che sta tra l'altro per uscire. Ma vabbè, uscirà prima del tuo comunque. Esempio, se la Malesia decide... Esempio, la Malesia gli partirebbe il cervello del tutto in tilt e deciderebbe di cominciare a contrattare col nemico, in cambio naturalmente di risorse, di money e naturalmente di non farsi mettere le spie. Appunto ci sarà la Malesia che contratterà col nemico, che magari darà trattati, che darà messaggi e tante cose del genere. Naturalmente, che ne so, la Malesia sta contrattando con te e il suo intento è farsi togliere le spie. Tu gli dici sì, tolgo le spie e poi, e poi le fai rimanere e ti fai dare anche i messaggi. E naturalmente per tutto quanto quello che gli succede... sabotaggi e tutto, poi dai la colpa agli altri. E Sì. appunto un clima di guerra fredda, come ho detto. Sì, e finché ti va bene, finché non ti catturano le spie. Eh sì, quando ti catturano le spie comincia a esserci la guerra tiepida. Ok, tiepida. E allora, un consiglio per i miei alleati. Lo so che siete stati tassati tutti tranne la Cina del Sud. E quindi volevo dirvi, conservate i soldi, ve ne serviranno molti. Soprattutto con tutte le spie che... Beh, mettete un po' di spie a caso in giro. Beh, non a No, caso. bisogna Sì. avere posti strategici. Che Già. io già ne ho 3-4 in mente nel tuo territorio, sai? Ma vabbè, questo qui sono dettagli a Ma parte. aspetta, non ho capito co una cosa. Se io metto una spia dell'intelligence, per esempio... Non lo so, in una tua città che non è la capitale. Tipo, prende i messaggi lo stesso? Sì, che mandi? Tipo, se mandi un messaggio alla Manciuria, la prende lo stesso? Prende me stesso il messaggio? Non te lo saprei dire, sai? Boh. Neanch'io. Ah, un altro fattore che mi hai fatto ricordare è l'embargo commerciale. Voi darete un embargo commerciale a noi e noi daremo l'embargo commerciale a voi. È una cosa piuttosto reciproca, è che non voglio contatti con voi. Questo qui sarà il silenzio più totale, chiaro? Beh, vedremo chi lo rispetterà. Secondo me qualcosa succede. Succederà, succederà qualcosa. Anche perché, sì, fra poco i territori da conquistare saranno quasi finiti. Cioè, Sì, più o sì, no, nel meno. senso, quelli non controllati dai giocatori. Per esempio, l'ultimo grande era la Cina del Nord, ma è stato spazzato via. Vedo il Tibet che sta conquistando... Il Luxinjiang. Sì, la Mongolia, anche il Tibet. Ah, ti sento un po' male, aspetta. C'è, anzi, poi c'è questa isoletta qua, c'è Giava. E la Nuova Guinea olandese, che è un bel territorio, come diceva Arian, la Nuova Guinea olandese, perché è piena di risorse belle, mi piacciono. Posso parlare? Anche perché se la mia voce si sentisse Sì, male, si magari sente. tagli quel pezzo. Ah, ok. Sì, ha buonissime risorse, no? Davvero. Ha 2 di grano, 2 di pesci, 2 di ferro. È un botto di economia qualcosa. Sì. Naturalmente qualunque guerra si intraprenderà, anche la più piccola, si
sarà a discapito di tutti naturalmente. Esempio, se tu in qualità di India decidi per un qualche strana ragione di attaccare la Malesia perché magari ti ha tradito, sì, no, o magari la Birmania perché ti ha tradito, la guerra, che ne so, noi non entreremo troppo in guerra, ma se la Birmania verrà attaccata e chiederà il nostro aiuto in cambio di cash, non potremmo mai rifiutare. Quindi questo c'è un clima di tradimenti continui. L'importante è appunto questo clima che si creerà, che sarà molto divertente. Sì, voglio proprio vedere come andrà a finire perché non ho mai partecipato a una partita così, quindi è curioso, è. Ecco, se per questo neanche io, è proprio questo che rende le cose molto eccitanti. Sì, e voglio dire, non penso si useranno molto gli eserciti, cioè sì, magari sono importanti. Sul confine, molti, Sì, quasi ma tutti quanti in battaglione sul confine. non penso comunque che ci sarà grandi battaglie, al massimo la conquista di una città, penso, perché se scoppiasse un'altra guerra, non so come andrebbe a finire. Boh, non so. Cioè, saremo al punto di Comunque, partenza. parla un attimo tu perché mi devo impegnare a scrivere. Ah, giusto. Ecco, io sto, come vi avevo detto, sto potenziando questa isoletta. Cioè, sto costruendo una ferrovia, ho già un. No, non ho già un porto, però fra 19 minuti e 14 secondi sarà pronta la capitale. E probabilmente quando caricherò il video ci sarà già pronta. E c'ho queste officine qua. Vediamo se c'è del ferro al mercato. Sì, ce n'è, ce n'è, ce n'è. Ferro, 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 ferro. Aspetta che lo compro. Ah già, no, ho già fatto, ho comprato. Ecco, ah, voglio dire, oh, stati a me alleati, comprate tutte le risorse che ci sono sul mercato. Perché fra poco non ce ne saranno molte a Sì, causa dell'embargo. già, ecco, cosa posso fare? Io intanto mi servono qualche soldo, mi serve questo. Money. Money, 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 money. No, di solito queste azioni qui le faccio solitamente dopo aver schiacciato il tasto stop. Già, è vero. Sì. Ok. Ok, guarda quando mi sono dovuto concentrare per queste due parole, guarda. Le hai già messe? Sì, l'ho messa, l'ho messa. Ah, ecco. Sì, uscirà. Wow! Che Perché mi sono dovuto concentrare. Concentrazione a livelli Vabbè. estremi. Il titolo sono 3 punti. Lo so, ma. Ok, va bene. Esempio, ieri l'ho fatto stare zitto per una trentina di minuti perché io dovevo. Vabbè, queste qua sono storie. Oh, guardate che coincidenza. Che Con la cosa? guerra fra la Cina del sud e quella del nord ha avuto lo stesso numero di vittime da entrambe le parti. Strano. Boh, non so, non mi è mai capitato. Comunque, a meno che tu non abbia più nulla da dire, se vuoi No. faccio i saluti. Ciao, No, ciao ciao. ciao. Ok, vai tu, vai tu. Bene, direi che a codesto punto non è più nulla rimasto da dire. Io sono Arian e qui con lui è Ciccio Manfredi e io sono Arian. Non dimenticatevi di questi nomi. No. No, beh, di Manfredi sì, io sono l'orlo. Ok, va bene. Ciao.